Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alla figura del coordinatore per la sicurezza negli appalti. Sono questi i temi di un seminario organizzato dalla CISL di Milano, a cui è intervenuto il procuratore della Repubblica di Torino, Raffaele Guarignello, da sempre in prima linea su questo fronte. Restano infatti celebri le sue indagini sul ruolo alla ThyssenKrupp, sul caso Eternit, sull'abuso di farmaci nel calcio, un'inchiesta quest'ultima che vide sfilare in tribunale i campioni della Juventus degli anni 90, poi conclusasi con la prescrizione del reato. Salute e sicurezza, qual è il suo giudizio in questo momento, un po' il polso della situazione in Italia? Sono ancora tante le violazioni, stiamo migliorando? Beh, certo, se uno fa un paragone con 30-40 anni fa, c'è stata una maturazione anche nelle coscienze delle persone, delle stesse imprese, però insomma la situazione è ancora insoddisfacente. E perché? Probabilmente perché ci sono ancora delle carenze nei controlli affidati agli organi di vigilanza, ma anche dobbiamo prendere atto senza farsi pudori che ci sono delle carenze anche nell'intervento della magistratura. Ci sono zone del nostro paese in cui i processi penali in materia di sicurezza sul lavoro proprio non si fanno, e altre in cui magari si fanno, però con troppa lentezza, per cui si arriva poi alla prescrizione del reato. Ecco, si è detto che è un problema di cultura, però è anche un problema di repressione, appunto, delle violazioni. Beh sì, è importante diffondere la cultura all'interno delle imprese, la cultura della sicurezza. Questo vuol dire fare un'adeguata valutazione dei rischi, fare attività di informazione e formazione. Però naturalmente bisogna poi che questi obblighi non rimangano scritti sulla carta, e allora l'applicazione concreta non può che comportare adeguati controlli e, laddove necessario, anche adeguate sanzioni. Lei ha sollecitato anche il sindacato a sostenere maggiormente il lavoro degli RLS, i rappresentanti per la sicurezza. Beh, questo nasce dal vedere che spesso gli RLS mi sembrano un po' i figli di nessuno, cioè persone che sono un po' abbandonate a se stesse, quindi bisogna che il sindacato faccia molto di più. Un'ultima domanda sul tema del convegno, i coordinatori per la sicurezza, è una figura che funziona? Quali sono i problemi che incontra? Ma gli obblighi dei coordinatori sono molto chiari, la loro osservanza non è semplice. Deve essere soprattutto chiaro che non basta che siano i coordinatori ad osservare questi obblighi, bisogna che ci pensino soprattutto e prima ancora i committenti. All'iniziativa, tenutasi nella sede del sindacato, in via Tadino, hanno partecipato tra gli altri il giuslavorista Marco Lai e il segretario della CISL milanese Beppe Saronni. Gianmario Stefanelli, segretario generale della FLAI Milano, qual è il significato dell'iniziativa di oggi? Sì, il significato di oggi è chiarire le responsabilità dei coordinatori della sicurezza, sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione dei lavori, quindi sia sotto la parte degli obblighi che sotto la parte delle responsabilità. E poi trovare una via, una soluzione di ordine contrattuale, perché nelle grandi aziende, soprattutto del settore elettrico, queste figure sono dei dipendenti dell'azienda, quindi vi è un intreccio di responsabilità e di situazioni che chiaramente sono perniciose per il corretto svolgere la serenità delle persone nell'adempiere le loro funzioni in questi ruoli.